Si è appena concluso Osteomen, un convegno interamente dedicato al tema dell'osteoporosi maschile, un argomento di grande attualità. Ne parliamo con il dottor Bianchi, che ne è l'organizzatore. Dottor Bianchi, innanzitutto, qual è il bilancio del convegno adesso che è appena terminato? Direi un bilancio estremamente positivo. Questa è stata la quinta edizione della International Conference on Osteoporosis in Men, abbreviata in Osteomen. È una iniziativa, un meeting, l'unico meeting internazionale che viene interamente dedicato al problema dell'osteoporosi maschile, e sono venuti a Genova tutti i più importanti esperti nel settore. Esperti che non solo sono di prima linea nell'osteoporosi maschile, ma anche nell'osteoporosi postmenopausale, quindi nell'osteoporosi delle donne. Abbiamo avuto circa 150 partecipanti. E il meeting è stato estremamente interessante durante tutti i tre giorni. Nell'ultima giornata si è avuta una sessione che è stata intenzionata a definire un documento di consenso, cioè un documento in cui i maggiori esperti del settore raggiungono l'accordo sulle indicazioni da trasferire nella pratica clinica. Abbiamo già parlato con altri colleghi dell'utilizzo dei bifosfonati, ecco, le chiedo quali sono i dati a disposizione nell'osteoporosi maschile con gli altri farmaci utilizzati invece normalmente nell'osteoporosi postmenopausale. Direi che da questo punto di vista bisogna parlare subito dell'uso del teriparatide, cioè l'analogo del paratormone, in cui anche in questo congresso sono stati portati dati di efficacia, dati estremamente robusti, non solamente nell'osteoporosi maschile, ma anche in una particolare forma di osteoporosi da glucocorticoidi, che è molto frequente nell'uomo. Quindi è stato confermato ancora una volta l'efficacia di questo farmaco. E per quanto concerne invece il valellato di stronzo, cosa è emerso dal convegno? Durante il convegno c'è stata anche una sessione dedicata all'osteoporosi in generale, non solo a quella maschile, si è trattata appunto del ranelato di stronzio, è stato fatto un punto sui più recenti studi. Il ranelato di stronzio ha dei dati scientifici estremamente solidi, perché è stata dimostrata l'efficacia antifratturativa in tutta una serie di studi e di problematiche. In particolare, durante questo convegno è stata sottolineata l'importanza dell'efficacia del ranelato di stronzo nella popolazione molto anziana. Ecco, stanno arrivando i farmaci biologici anche nel mondo dell'osteoporosi. Cosa è emerso al congresso? Abbiamo avuto un simposio dedicato a questo nuovo approccio biologico alla terapia dell'osteoporosi. Questo è un panorama che è di estremo interesse. Avremo prossimamente, probabilmente nel corso dell'anno prossimo, la registrazione in Italia del primo farmaco biologico, che è il denosumab. Il denosumab è un farmaco estremamente interessante, di cui sono stati portati in evidenza durante il simposio l'efficacia nell'osteoporosi postmenopausale e anche il suo efficace utilizzo in una particolare forma di osteoporosi nell'uomo, cioè quella indotta dal trattamento con inibitore dell'aromatasi. Cioè nei tumori dei maschili, nei tumori della prostata, vengono usati delle sostanze che danneggiano molto l'osso. Il denosumab è estremamente efficace nel ridurre o prevenire del tutto questo danno. Inoltre abbiamo avuto anche una sessione, sempre per rimanere nel tema dei farmaci biologici, una sessione che proprio ci porta un po' avanti nel futuro. Si è parlato di sclerostina. La sclerostina è una proteina che ha una particolare importanza nel metabolismo dell'osso, è una proteina che danneggia l'osso sostanzialmente. E sono lo studio degli anticorpi, un approccio biologico, cioè a produrre degli anticorpi contro questa sostanza, che stanno in via di studio, i trial clinici, gli studi clinici per dimostrare l'efficacia sono in corso, quindi ci aspettiamo anche su questo punto delle novità, anche se non a breve termine.